Buongiorno e ben ritrovati al video bollettino. Ci troviamo sullo spartiacque fra la Valle Po e la Valpellice. Le intenzioni avvicate del fine settimana di Pasqua hanno portato diffusamente 50-80 cm di neve, aumentano fino a un metro e mezzo nel nord Piemonte. I venti di scirocco hanno portato una neve densa e umida fino ad alta quota, trasportando anche notevoli quantità di polvere sahariana. Siamo alla Rocca dell'Abisso, il manto nevoso è piuttosto consolidato e si trova neve trasformata primaverile alle esposizioni sia sud che nord. Le peculiarità nivologiche di questo periodo sono rappresentate dalla neve rossa e strati di neve pallottolare. Questi ultimi costituiscono un'importante discontinuità all'interno del manto nevoso e hanno determinato il distacco di valanghe superficiali. La stagione sci alpinistica primaverile si prospetta ottima. Bisogna solo avere pazienza e accortezza nel aspettare che il manto nevoso si sieda un po' e si trasformi. Il rialzo termico annunciato per i prossimi giorni imporrà un'attenta scelta dell'itinerario, sia in base alle esposizioni, sia per quanto riguarda l'orario di discesa. Il fine settimana sarà stabile e soleggiato con un forte aumento delle temperature. La rapida umidificazione del manto nevoso aumenterà già dal mattino la possibilità di valanghe umide bagnate anche di grandi dimensioni. Prestate attenzione non solo al vostro itinerario, ma anche ai pendii sovrastanti. E con questo è tutto, vi auguriamo un buon fine settimana. Arrivederci!